Ballando con le stelle, Paolo Belli fa un importante annuncio. C'è la data d'inizio. Milly Carlucci. Confermata la data d'inizio di Ballando con le stelle. Paolo Belli fa un importante annuncio. Paolo Belli è una certezza nello show di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Soprattutto se si considera che nella prossima edizione ci saranno moltissimi abbandoni per un motivo o per un altro. Ed il musicista della trasmissione incentrata sul ballo del sabato sera di Rai 1 ha parlato. Oggi 29 agosto. Ad Uno Weekend. Programma condotto da Beppe Convertini ed Anna Falchi dove è? Stato ospite per festeggiare il successo del suo brano, Siamo la fine del mondo. Infatti, Paolo Belli ha fatto un importante annuncio confermando ed ufficializzando la data d'inizio di Ballando con le stelle 2021-2022. Ci vediamo il 16 ottobre su Rai 1 con Milly e Ballando con le stelle. Ballando con le stelle 2021-2022. Ufficializzata la data inizio. Milly Carlucci torna in onda il 16 ottobre. I rumori e le indiscrezioni delle ultime settimane sono stati confermati da Paolo Belli che ha dichiarato che la nuova edizione di Ballando con le stelle andrà in onda a partire da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1. Punto. Altri siti invece, come Bubino Blog, hanno rivelato inoltre che le puntate della prossima edizione dello show di Milly Carlucci saranno 10 e dunque la finale verrà trasmessa sempre su Rai 1 sabato 18 dicembre. Salvo ovviamente ulteriori cambiamenti. Ballando con le stelle va in onda il 16 ottobre. Milly Carlucci in cerca di ballerini dopo l'addio di Todaro e Kinnunen. Milly Carlucci e tutta la sua squadra sono al lavoro per confezionare il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle e mentre continuano i rumors sui concorrenti. La padrona di casa dello show dovrà fare i conti con parecchi addii. Dopo l'annuncio sui social di Raimondo Todaro dell'abbandono anche Vira Kinnunen ed Ornella Boccafoschi hanno dovuto abbandonare lo show perché in gravidanza. E quindi Milly Carlucci, che può contare sul ritorno di Alessandra Tripoli, dovrà cercare dei sostituti.